e vedevo che non ce la facevano. E a un certo punto passa Seve, quasi timidi, gli dicono, dai, prova tu. E lui si guarda un attimino, guarda il green, prende un Sendiron V1 e dice no, e glielo restituisce, prende un Sendiron V1 e dice no, e glielo restituisce, poi ne trova uno e fa sì, ok, questo sì. Si mette lì, fa questo full swing, questa palla non è che si ferma prima dell'avant green dietro, si ferma prima dell'asta, ma lui non la guarda, ok? Consegna al Sendiron al ragazzo che gli aveva prestato e dice a tutti, chiamatemi quando ce l'avete fatta, ok? Io vado al ristorante, la palla si ferma prima, entra e si siede a qualche metro da me guardando questi ragazzi che invano tentavano di fermare sta palla prima dell'asta. Non c'erano riusciti, cioè si appoggiava contro l'avant green dietro, ma non c'era chance. Mi sono avvicinato a lui dicendogli hai fatto una cosa impossibile e lui ha detto, dice guarda, impossibile no, dice però vorrei vedere mio fratello e Bobby Bernardini. E questo ha detto Severiano nel 2001. Suo fratello probabilmente intendeva Baldomero, non so chi. No, ma infatti non Manolo, perché Manolo è come Beppe Baresi nel calcio. comunque ha fatto un mondiale nell'86. No, per carità, ma come piedi, come mani, Manolo non ci siamo proprio, ecco. Guarda. Ah, ecco, bene. Senti, vedo che c'è Lollo Gagli che ascolta molto interessato e secondo me una domandina per tutte e due ce l'ha riguardo al golf romantico. Già. No, sto solo ascoltando, non mi permetterei mai. Dai, niente, non ce l'hai. C'era un secondo Massimo che voleva rientrare. Massimo Mannelli. Aspetta che gli do la parola. Ecco. Mi sentite? Sì. Max, ok. Vai. Allora, domanda a tutti e due. È passato tanto, ne avete dette tante, su alcune mi avete confermato delle mie teorie tra il moderno e il passato. Volevo chiedere a Massimo Scarpa questo. Tu hai giocato anche un po' alla fine dei tempi miei, perché eri dilettante, magari ho ancora già passato professionista. E volevo sapere qual è la grande differenza tra la tecnica dei tempi e quella di oggi, tu che sei responsabile della squadra professionisti. Cioè, cosa trovi la differenza, diciamo, principale tra quel modo di giocare, di tecnica e quella di oggi, anche se concordo che non sapevamo niente. E a Silvio, che è nato in una famiglia di uno zio considerato ai tempi da tutti noi il maggior teorico del golf dei tempi, e un papà invece, Ugo, considerato uno dei più forti giocatori, cioè uomo da campo con il quale io ho lavorato, cosa vuol dire? Che cosa ti sei portato dietro dagli insegnamenti dei due? Vado io? Vado prima io, dai, che se no poi mi dimentico la domanda. Vai, Silvio. Beh, è stato fondamentale, cioè avere Carlo, diciamo, con cui ho lavorato nella parte quando ero dilettante. Diciamo, al dilettante di alto livello ho lavorato molto con Carlo, che aveva una grossissima personalità, era un grande motivatore, anche perché se non facevi quello che ti diceva lui, ti menava. Era abbastanza. Quindi era abbastanza. Però aveva una grande personalità, e aveva anche delle convinzioni tecniche giuste. Quindi il lavoro che ho fatto con lui è stato un lavoro di qualità. Con papà, sai, è sempre difficile fare lavorare con il papà, perché i papà o sono troppo permissivi o sono troppo severi. Difficile avere un equilibrio. Però è chiaro che respirare l'atmosfera mi ha fatto conoscere un sacco di giocatori, tutti i giocatori del passato, da Christy O'Connor, Dave Thomas, Valentin Barrios, tutti gli spagnoli, cioè respirare quell'atmosfera lì già ti dà il 30% di vantaggio. Cioè, parlare con giocatori come anche come con Tony Jacklin, tutti i giocatori inglesi di una volta. Io avevo 10-12 anni, d'accordo, però ero già inserito in quell'ambiente. Io già mi sentivo parte di loro, sapevo che sarei andato a finire lì. Quindi quella è una cosa molto molto importante. Poi comunque papà mi ha impostato
ho cominciato a 6 anni, io a 9 anni avevo 22 di handicap, quindi quell'impostazione lì, quell'età d'oro lì, quell'impostazione lì me la sono portata dietro tutta la vita. Quindi sono stati fondamentali questi due personaggi per me. Massimo? Grazie. Che cosa è cambiato nella tecnica, no? Questa era la domanda. Sì. Nulla. Non è cambiato nulla perché in realtà, se vai a vederti un video, c'erano delle grandissime tecniche 40 anni fa e come ci sono delle grandissime tecniche adesso. È cambiata la conoscenza di quel che accade, e questo di sicuro, perché prima le nostre conoscenze erano legate alle persone che frequentavamo e se queste persone erano giocatori, spesso e volentieri, quasi sempre, il giocatore ti raccontava, ti dava dei consigli che non erano poi la realtà, perché non erano, era quello che pensava di fare ma che in realtà non faceva. E quindi tu andavi un po' a tentoni, ma in realtà a livello tecnico non è cambiato nulla. Cioè, Ben Hogan è attuale e qualsiasi tipo di swing dei grandi campioni di 60, 50, 40, 30 anni fa è rimasto assolutamente attuale. Il vantaggio era che non sapendo bene le cose non si andava a cambiare il DNA del giocatore, quindi uno rimaneva più naturale, rimaneva se stesso e forse era più facile che avesse una buona tecnica in tanti casi, perché poi dipende anche cosa si intende per buona tecnica. Cioè Bubba Watson c'ha una tecnica cattiva, secondo me straordinaria, perché sa fare la palla che gira a destra e la palla che gira a sinistra. C'è talmente tanta differenza nei due swing che non si può sbagliare, e ha il totale controllo. Secondo me è una grandissima tecnica, atipica, ma è una grandissima tecnica. Quindi se parliamo di tecnica, non è cambiato nulla. È cambiato che adesso si sa quel che accade, si sa perché accade, e probabilmente è molto più facile per chi ha meno talento arrivare in alto, perché comunque si conosce il modo, lo si può indirizzare su come allenarsi. Questo di sicuro, questo è il grande cambiamento che c'è stato. Sì, adesso poi c'è la biomeccanica, la preparazione atletica, cioè una cosa, ci sono delle scorciatoie importanti, cioè anche la biomeccanica, se c'è un biomeccanico bravo e un maestro bravo, è una bella scorciatoia, cioè metti 8 kg di muscoli fatti bene, guarda, tiri la palla 20 metri più lunga in 2 mesi, cioè non è... 2 mesi no, magari, un po' di più. Qui magari ci può dare una mano cioè Franco Iacovitti. Non so se è d'accordo, ma secondo me sì, perché sono belle scorciatoie. Cioè, se gli apri l'audio, Fra... Sarebbe interessante ascoltarlo, sì. Grazie. Sì. Non so se mi sentite. Sì, benissimo. Ciao a tutti, è bello sentire le vostre storie che sono così romantiche. Si respira proprio l'emozione che c'è dietro ogni vostra storia. Quindi vi ringrazio per questa opportunità. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, sicuramente nell'evoluzione degli sport la preparazione fisica incide tantissimo, quindi determina quello che può essere anche un incremento della prestazione. Però un aspetto che viene così in evidenza è il fatto che dietro una preparazione fisica così intensa ci possono essere tanti aspetti che naturalmente vengono fuori, come un allenamento troppo duro che può creare delle difficoltà nella prestazione. Aspetti che possono essere valutati e messi in evidenza con un allenamento magari più mirato. Quello che vi posso dire è che nell'evoluzione degli sport la preparazione fisica crea questo incremento di prestazione, eleva un po' le caratteristiche istintive del giocatore, che possono naturalmente emergere di meno, ma nel tempo l'incidenza del fattore fisico sicuramente può produrre dei vantaggi. I fattori biomeccanici, gli aspetti esterni a quella che sono la semplice prestazione tecnica, possono caratterizzare questa differenza che lega uno sport che ha avuto un certo tipo di evoluzione rispetto ad altri sport che invece
non sono così evoluti nel tempo. Facciamo l'esempio, per esempio, dell'atletica leggera, che un tempo seguiva delle teorie dell'allenamento che erano per tutti uguali, dal fondista al velocista al mezzofondista. Poi con l'incremento di quello che è la teoria dell'allenamento, questi aspetti sono stati sicuramente evoluti, e per ogni specialista c'è una tipologia di allenamento diverso. Così adesso anche nel golf, una volta che si è considerata la posizione del golf che ha nell'ambito sportivo, è più facile condizionarlo anche dal punto di vista fisico, considerando quelli che sono i fattori limite che lo rendono così caratteristico. Uno sport di precisione e mira che prevede una fase che riguarda soprattutto l'esecuzione di movimento, che lo ricorda molto gli sport di lancio. E la preparazione fisica sicuramente ha avuto un grande risalto da questo punto di vista negli ultimi tempi, però, come dico sempre, la preparazione è importante, ma non essenziale per quanto riguarda la prestazione. È un qualcosa che ti può dare un vantaggio, ma non così enorme rispetto a tanti altri sport dove l'elemento fisico, la potenza, i watt, la forza in senso stretto è veramente la discriminante. Ok, grazie Franco. Devo. Ottimo, ottimo intervento. Senti, sentite Silvio, Max, torniamo a qualche momento di golf, dai. Sì. Max, tu nel 2010 eri ad Augusta, quando ha vinto Phil Mickelson, e ti sei trovato nel posto giusto al momento giusto. Raccontaci quel colpo, perché ha fatto la storia del golf, dai. Alla 13? Certo. Ma la cosa incredibile era che lui aveva visto il gap tra gli alberi sin dal primo momento, e il suo caddy, Bones, penso. Era Bones? Sì, era lui. Ancora. Sì, era lui. Continuava a dirgli tirava fuori, e lui non l'ha ascoltato, non l'ascoltava, non gli frega assolutamente niente. Aveva visto lì e voleva tirarci. Diciamo che poi l'ho rivisto un po' di volte in televisione, faceva un po' più impressione dalla televisione che da lì, dal campo. Però molto probabilmente per come approccia Mickelson, anzi sicuramente per come approccia Mickelson, avrebbe avuto più senso tirarla fuori per poi tirare un colpo da forse da 100 metri o poco meno. Sta di fatto che gli sono venuti fuori gli occhi da matto e non c'è stato verso. Sai, se vai a senso con Mickelson, probabilmente nel suo curriculum ci sarebbero stati 3 US Open in più, perché ha fatto la stessa cosa allo US Open per 3-4 volte e gli è andata male, perché l'ha praticamente buttati via 3. È arrivato 6-7 volte secondo, se non sbaglio. 6 volte secondo, sì. Quindi, sai, una volta gli è andata bene, per fortuna gli è andata bene al Master, ma è quella la sua tattica un po' è la non tattica, secondo me. Ogni e poi è il giocatore più romantico che c'è adesso, comunque, dai. La cosa che mi lascia sempre un po' così, no? Che non riesco a capire, non mi capacito del fatto che continui a tirarlo ovunque, perché Mickelson la tira ovunque. A me piace, io spero quando lo vedo in televisione che la tiri ovunque, perché poi si inventa qualcosa di sicuro. Però non capisco perché continui a tirarla ovunque, con tutti i mezzi a disposizione e con tutti i coach che ci sono e la tecnologia. Questo mi lascia un attimino stranito, nel senso che dico, come mai? Probabilmente perché è un cavallo di razza e non puoi cambiarlo di una virgola. Normalmente ci provano, ma lui non ci sente. Però è strano vedere uno che con quella capacità, con quel talento, con quelle mani, che fisicamente è a posto, non solo per i polpaccetti che si ritrova, ma fisicamente ormai è a posto, come mai non riesca a contenersi, forse anche la sua forza, perché poi è come imbrigliare un... No, spesso sai che cosa c'è? Spesso sai che cosa c'è? Che il talento si accompagna con la pigrizia. Cioè il giocatore talentuoso spesso è anche un po' pigro e non vuole soffrire più di tanto, si affida al talento. Cioè lo vediamo in molti sport. Tutti riescono a darsi dei perché e riescono a
a tirarla più dritta, no? A tirarla più dritta. Ormai il drive, tranne rarissimi casi, è forse il colpo più semplice che c'è. Si è capito perché, si è capito come bisogna muoversi. Magari non la si tira lunga, però dritta la si tira. No, lui ha guadagnato ancora 20 metri, probabilmente 15-20 metri quest'anno, però continua a tirarlo ovunque. Beh, sai, tanto non ci ascolta nessuno, non ci sente nessuno. Il problema è che lui probabilmente è come nel gioco, come nelle scommesse. Non riesce a... Sapete che Mickelson si scommette pure... cioè, chi beve più all'altro tavolo, chi beve più birre, cioè scommette, probabilmente un po' legato a quel suo aspetto caratteriale che ha. Un po' di follia, tanto talento, un po' di pigrizia. Forse anche per questo è tanto amato. Perché non è standard in America, no? Sai, sono tutti uguali. C'hanno tutti la moglie uguale pure, se tu vedi i giocatori americani. Sono talmente standardizzati che se le mogli sono tutte uguali, tutte bionde, col capello liscio. No? Sì, uguali. Sono tutte uguali. Sentite, una domanda che vi ho sempre voluto fare. Voi siete voci di Sky da tanti anni ormai, no? Avete commentato tanti tornei insieme. E soprattutto si percepisce che quando commentate un torneo insieme si crea un'alchimia che nelle altre coppie non c'è. Non me ne vogliano gli altri commentatori che reputo bravissimi e preparatissimi. Però diciamo la verità che quando io ho voi nel commento e si devono giocare le ultime 9 buche di un major, sto più tranquillo sul divano e me lo godo fino all'ultimo colpo. Volevo sapere qual è il major che vi piace di più commentare? Tra tutti e quattro i major. Vado io, Massimo. Vabbè, quello va molto a gusto, Gianluca. Cioè, non ti ringrazio, però va molto a gusto. Poi sei giocatore, quindi è chiaro che ti piace sentire più due voci di giocatore. Probabilmente perché abbiamo condiviso una stanza durante il tour per 8 anni, 9 anni, quindi c'è alchimia per forza. Perché sennò non saremmo stati nella stanza insieme per così tanto tempo. In giro, per cui c'è alchimia sicuramente. Beh, ti direi lo spettacolo assicurato è sempre il Master, però il British Open che ha vinto Francesco nel 2018 non me lo dimenticherò mai, perché giochi con Tiger nell'ultimo giro, nel weekend non fai manco un bogey, fai 3 o 4 approcci e patte e fai il colpo più bello del torneo alla 17. Arriva la 18, imbuchi il putt decisivo e c'è Tiger che ti sta guardando e se toglie il cappello e ti stringe la mano e vinci il British Open. Puoi pure morire dopo. Esatto, dopo 3 minuti puoi pure morire. Puoi pure morire perché va bene. Esatto. Quello credo che sia stata l'emozione più forte. Molto, forse più della Ryder Cup, perché la Ryder Cup è un po' più è un po' più pecoreccio, diciamo. È un po' vero. Più vicino al calcio, no? Bellissima la spettacolo. Però nel 2018 lì ho fatto fatica a non piangere. Ho fatto veramente fatica. E Max invece? Per quanto riguarda l'alchimia con Silvio non è stato un compagno di stanza. Silvio mi ha preso per mano e mi ha portato al campo all'inizio perché non si sapeva niente. Quindi io, quando sono arrivato sul tour, mi ha spiegato che bisognava registrarsi perché non c'era internet, non c'era niente. Purtroppo di 94. No, aspetta Massimo, ti fermo un attimo. Per sapere la tua posizione nell'ordine di merito, ti dovevi far mandare un fax dalla European Tour il lunedì che arrivava martedì. Ecco, questo era. Vai avanti. C'era anche la possibilità col bianchetto di cambiare. Siccome l'unico ordine di merito che appariva era quello sulla lavagnetta fuori dell'ufficio dell'European Tour, no? Si poteva anche cambiare col bianchetto il nome per non far risultare che eri ultimo. Tanto ce n'era solo uno, quindi comunque è vero, ti dovevamo mandare il fax con i risultati, con le cose, con l'ordine. Se no non sapevi la tua posizione. Mi ha spiegato come funzionava tutto, è lui che mi ha presentato quello della Mizuno, è lui che mi ha presentato ai Caddy, è lui che mi ha portato per la prima volta da Carmel, che allora c'era già Carmel, la segretaria dell'European Tour. C'era pure all'ultima qualifying school del senior adesso, che ho giocato in gennaio in Portogallo. Chiedi Gianluca Massimo qual è, con chi ha giocato il primo giro di prova, la sua prima gara sul tour. No, allora, non era la prima. Allora, succede questo. La terza. Facciamo. Madeira, Marocco
e poi andiamo al Tour Spana Master a Jerez, okay? A Jerez e la frontera, Monte Castillo. Terza gara dell'anno, cioè Marocco, a Madeira c'era nebbia, era una garetta, non c'era tanta gente, no? Marocco qualcuno in più, più o meno avevi iniziato a capire come funzionava, ma ti ripeto, arrivavi lì e non sapevi nulla, quindi avevi fatto qualche giro, punto. E arriviamo martedì mattina e sul tee della 1 mi dice: no, no, aspetta un attimo che giochiamo con Seve. E io gli dico: sì, vaffanculo. Grazie, no, non ci casco, mi pigli per il culo la mattina e la sera, non ci casco. Ok. E dopo 5 minuti torna indietro e lui con Seve, no? E io mi fermo. No, mi fermo e rimango impietrito, nel senso che dico: cazzo, e mo? Non mi ha preso quello. Lui ride, rosso, ride come un matto. Allora, il t-shot della 1, io di quel giro lì mi ricordo tutto. Seve era numero 3 al mondo, non era... No, 1. Ah, numero 1 al mondo, ok. 1, era ancora 1, mi pare. Allora, il t-shot della 1 mi sono dimenticato di tirarlo. Cioè mi hanno detto: oh, tocca a te, perché io camminavo, hanno tirato loro, andavo avanti e non tiravo. E poi l'altra cosa impressionante, mi sono vergognato come un matto, è stato sulle seconde 9, c'è questo par 3, Silvia aiutami, resta la frontera, un par 3 sull'acqua, con un bancherone sulla destra, deve essere la 13, la 14, non mi ricordo. E a un certo punto Seve aveva come che di Ian Wright, quello col baffetto è quello con cui ha vinto l'Open Championship dell'88, sì sì, che gli ha regalato il Rolex, Thanks, c'è la storia, sì. E gli butta tre palle a 30 metri dall'asta con 25 metri di bunker davanti e rimane lì a scrivere su quelle che allora erano delle pseudo mappette, dei fogli di carta, e io vedo che Seve tira verso l'asta e dico a Ian Wright, che è due metri dopo, gli faccio occhio, cioè gli faccio watch out, no? Stai attento che tira. Lui non alza lo sguardo e mi dice: you are talking about Seve, no? E io divento sempre più piccolo, faccio: oddio, che cagata ho detto, no? Seve tira queste tre palle dal bunker con questo rumore ineguagliabile, perché questo bastone che suonava nella sabbia in maniera pazzesca, che atterrano più o meno a un metro e mezzo dall'asta, comunque tre colpi nel giro di un metro e mezzo. Ian Wright continua a scrivere mentre queste palle atterrano, quindi non guarda neanche, piglia le palle, gliele ributta, mi guarda e mi dice: adesso hai capito o no? E io ero di un piccolo, cioè sotto il mio cappellino così, via, una vergogna pazzesca, Ian Wright, e in all'Estoril, ma questo 2-3 anni dopo, che Seve non arriva. Io mi ero un po' affezionato al Chedi, nel senso che ogni tanto andavo a rompere, gli parlavo negli anni, no? Come va? Seve non arriva, e Ian Wright, io ho un Chedi locale, Ian Wright mi dice: se vuoi, al 50% del fee, ti faccio da Chedi, tanto ho la settimana pagata. E io a quel punto dico: ok, volentieri, non mi sembrava vero. Partiamo, e alla 2 mi fa tutti i suoi calcoli, mi mette in mano il legno 3, par 5, mi mette in mano il legno 3, pom, io finisco in bunker, davanti al green, con l'asta 25 metri in green, lo guardo, questo non dice niente, mi dice ok. Io dico: cazzo, cioè, mi ha dato il legno 3 e finisco in bunker. In green non ce l'ho presa al massimo, in green non ci arrivavo, non ho fatto layup, primo errore, se hai vinto un Open Championship, e dico: non è possibile, fai un errore del genere, no? Avanti. Comunque, sto zitto, alla 18, altro par 5, mi tira fuori di nuovo il legno 3, boom, bunker con l'asta lunga, ancora io in difficoltà, esco, la metto a 7-8 metri, mi sembrava una buona uscita, e mi dice, finito il giro, mi dice: guarda, dobbiamo andare in bunker perché dobbiamo migliorare. E io gli dico: no, dobbiamo andare in bunker, nel senso, cioè, ho fatto due uscite buone a 7 metri, ma ero a 30 metri dall'asta, abbiamo sbagliato il layup. E lui mi ha guardato e mi ha detto: no, non abbiamo sbagliato il layup, perché dai bunker si può fare molto meglio. E io gli ho detto: sì, perché sei abituato con Seve.
Volevo mandarlo via, volevo mandarlo via, e mi ha detto no, perché sei negato dal banco, mi ha detto. Pensa che l'ho visto in Portogallo per la qualifica del Championship di luglio, chiaramente il senior, per dirti, perché ancora gira, ancora c'è. Ha fatto la sedia a Bertasio, una PQ2, quando Bertasio ha preso la carta. Sì, sì. E niente, siccome abbiamo anche la stampa, vedo, magari Silvia voleva fare una domanda. Riattiva l'audio, ok? Ci sei? Attivo, attivo. Ma io devo dire che parlando di golf romantico sono venute in mente tante cose e il mio primo pensiero è andato a Carlo Grappasonni, il quale è stato mio maestro e ne ha fatte veramente di ogni con me, nel senso che è andato via, Pro-Ama 2, ha fatto una buca, non è entrata la palla in buca, è andato via per 6-7 buche, poi è tornato, poi insomma focoso, istintivo, non so. Ma puoi dire tranquillamente matto pure, non è che... Non so se si può chiamare golf romantico, ma di fatto tu sai che a un certo punto ha buttato la sacca in un lago, però peccato ci fosse attaccato il caddy. Il caddy, la crana. Ha spaventato tutto nel lago, pure insegnando a una signora degli approccini, 1, 2, 3, 10, poi l'ha morso braccio alla fine, cioè non era... Però Carlo, diciamo che invecchiando, lui era passione infinita, tu sai bene che a me ha fatto spessissimo delle telefonate dove il lunedì mattina, dove commentava, questo fino a un paio d'anni fa, commentava la gara del tour del giorno prima, no? E non gli piace il golf di adesso. Non e gli lui, piace ecco, diciamo che lui è... nostalgico proprio, è una persona nostalgica, quindi non c'è niente del golf di oggi che salvi, quindi è un atteggiamento, se vuoi, forse una persona che non è riuscita ad andare avanti, però è veramente su tutti i fronti, nel senso che magari mi chiamava un lunedì mattina e mi diceva ma vedi, gli togli le mappette, fanno 80. Come dire, noi davamo una ferrata contro un albero e da lì sapevi che giocavi il 7. Quindi questo non avere mezzi, non avere conoscenze, andare distinto, ecco, però c'è qualche caso come lui che non è riuscito a superare. Il Bushnell, per esempio, forse è l'oggetto che detesta più di ogni altra cosa. Per cui lì si tratta di, appunto, poi come è stato detto da voi, golf romantico con i suoi pregi, il golf di oggi con gli altri. Massimo ha detto io preferisco il golf di oggi pur anche io, Silvia, anche io, cioè non puoi, lo sport è sempre più, è sempre meglio avanti, non può essere meglio dietro, avanti, non può essere meglio dietro, esatto. Non è possibile, sarà casomai uguale, ma non può essere meglio, esatto. Perché se no andremo ancora col coi cavalli a lavorare. L'automobilismo è meglio prima che adesso. Sì, però se vai a vedere il tempo sul giro girano 10 secondi di meno adesso, che vuol dire? Sì, sì, no, certo. Cioè, se prendi una macchina di 20 anni fa e prendi una macchina da adesso, la macchina da adesso fa 25 giri, quella ne deve fare 40, capito? Per cui non può essere meglio, mai, nei numeri non può essere mai meglio. Cioè, poi un'altra cosa, per esempio, prima si è così, ma più una battuta che altro, no? si è parlato dei sudafricani, di quanto bevano, di quanto, indubbiamente... Bevevano. C'è uno spazio, c'era uno spazio fuori dal golf dove c'era posto per questo. Oggi con la concentrazione, con il field demanding come oggi, è chiaro che tutto, c'è molta più concentrazione, meno spazi per te o comunque per uno svago di quel tipo lì. Però, ciò nonostante, io ho assistito alla scena di Robert Rock al Golf Milano e di Darren Clark, che non avevano bevuto poco, erano praticamente in missione, non erano né a casa loro né in albergo, erano in mezzo alla clubhouse e sono state due scene
vergognoso. Pietoso, no, pietoso, d'accordo, però stiamo parlando di giocatori di vertice, perché Darren Clark già era praticamente senior. Cioè, sì, era stato appena, era in carica come capitano della società. Quindi abbastanza grave, però comunque non era nei primi 100 del mondo, ecco, stiamo parlando, Robert Rock nemmeno. E sono due episodi gravissimi, per carità. Certo, gli scemi ci stanno sempre, No, cioè, guarda Olesen, scusa, Assolutamente. Guarda Olesen. Assolutamente. Per carità, però sono proprio, non era l'atmosfera, cioè, l'atmosfera di adesso non è quella. Sono delle eccezioni di qualche scemo. Una volta era quasi la consuetudine, cioè la rissa dei pomeriggi della sera con i sudafricani era quasi garantita. Era garantita. Quasi, comunque, sì. Lo facevano... Io mi ricordo una volta a Cran, ero seduto al tavolo allo Sporting, c'era Tertius Klaassens con Chris Moody, che era un giocatore inglese. I due non è che fossero molto amici, perché c'era una questione di donne in mezzo. Tertius Klaassens si gira verso Chris Moody, lo guarda e fa: noi due non ci siamo mai picchiati. E gli dà un cazzotto. Cioè, capisci? Cioè, a che livelli stavano? Assolutamente. Adesso questa cosa qua non esiste più, dai. Ma invece poi un'altra cosa, non so se sei d'accordo, che forse l'Open Championship, un Portrush come l'ultimo, è romantico, e un Masters invece... è moderno, è più moderno, cioè ci sono anche proprio gare che ti portano a un feeling, a un mood diverso rispetto ad altri. È un po' la bellezza del golf. Secondo me il grandissimo campione, se vince a Portrush, può vincere anche il Master. Viceversa è un po' più difficile. Io il grandissimo campione. Quest'estate abbiamo visto proprio da pochi metri, ho visto nel pomeriggio della domenica, c'era un vento perso, giocatori come Woodland prima flappa da 10 centimetri e poi airshot, Stenson fare shank, cioè c'erano delle condizioni dove sembravano quasi dei giocatori dilettanti in balia degli elementi. Beh, un po' sì, poi condizioni estreme, sì, però quello che dice Jack, non lo dico io, perché citazione di Jack Nicklaus, quindi insomma molto più autorevole, e che dice che se non vinci l'Open Championship non sei un fuoriclasse, non sei un campione vero completo. E se vinci l'Open Championship molto probabilmente puoi vincere. Versa no, non è detto, perché Bubba Watson che vinca la British Open la vedo dura, ma anche DeChambeau, capito? Perché sono troppo metodici e hanno difficoltà secondo me non sono completi come giocatori. Nell'adattamento. Perché se tu vinci su un links hai più speranze di vincere dappertutto, viceversa non è detto. Però pure Mickelson, Silvio, sembrava non ce la facesse, no? Nell'Open tanti anni, poi però ha fatto due secondi al primo. Chapeau, no, ha fatto primo allo Scottish e prima al British in due settimane. Esatto. Vabbè, infatti, perché si è messo in discussione, ha lavorato, certo. Ma ha fatto una fatica, ragazzi, che... certo. Quanti anni ha dovuto giocare per poi imparare anche a giocare sui links? È più difficile imparare a giocare su links. Non c'è dubbio. Senti, c'era Massimo che voleva farti una domanda, a tutte e due comunque, sia Max che Silvio. Vorrei rientrare solo un secondo. Massimo chi, GL? Mannelli. Arrivo subito. Vai Massimo. No, volevo farmi una domanda molto ma oramai è stata confermata tante cose dette. Se volevo solo ricordare a stare Massimo Scarpa, Massimo eravamo alla carta in Spagna che tu approcciavi di Mancino e io non me ne davo ragione, perché dico, un fenomeno del genere non può approcciare di Mancino e cercare in tutti i modi di farti approcciare di destro, ma niente, eri nettamente più forte da Mancino. E niente, vi saluto, vi ringrazio, è stato un pomeriggio meraviglioso, grazie per le tante cose che avete detto, siete fantastici. Aspetti, c'è qualcuno che vuole fare ancora una domanda tra tutti quanti? Allora, io vedo una domanda di Anna Maria. Ciao, mi senti?
Ragazzi, io sto qua, starei qua per 12 ore, sto qua per 12 ore, tanto non c'è niente da fare veramente, ma per piacere anche di... chi era che non sento? Allora, vado io. Sì. Anna Maria dice, vi ricordate quando è stata la prima volta da ragazzini che avete pensato di diventare professionisti e chi erano i vostri idoli? Beh, io ti rispondo molto facile, il mio è Seve. Professionista, diciamo che intorno... ero già consapevole molto giovane, però poi sai, quando poi prendi delle bastonate sul campo cominci a fare, ti vengono dei dubbi, se, perché io da dilettante non è che fossi stato, non sono stato poi così forte, c'erano 4-5 giocatori, anche 6 più bravi di me, da amator, per cui c'era Andrea Canessa, Bolognesi erano più forti di me, Mauro Bianco era più forte di me, e erano più forti di me, non c'era dubbio, per cui insomma, andavi all'estero, però diciamo che intorno ai 18-19 anni, che all'epoca era un'età giovanissima, perché quando passavi a 21-22 anni era molto giovane, non è come adesso, si è molto abbassata. A 25 anni eri considerato molto molto giovane da pro. Per cui io direi intorno ai 18, finita la maturità ho preso la decisione, quella proposta. Ma io ho deciso di passare professionista quando ho vinto l'Europeo, nel 92, la Nepi, e da lì poi ero militare a Roma e ho smesso di studiare all'università e sono passato professionista qualche mese dopo. Il mio idolo era Jack Renner, un giocatore americano. Ma più sfigato non lo potevi trovare proprio, scusa Massimo. E no, ti spiego perché. Perché ha giocato il Ciga Trophy nel 76, faceva 190 metri col drive, ho capito, però era l'unico, siccome Trevino, Severiano, questa gente qui, Baldovino, c'erano loro, e ovviamente non andavano a badare a questo ragazzino alto 50 centimetri che pattava quando loro smettevano, e lui si è avvicinato, ma è qualcosa incomprensibile, eh? Quello con la scopoletta. Bravo, lui Jack Renner. Vabbè, dai. Guarda, vi faccio vedere questo, va. Questo è qua scopoletto, ho capito benissimo chi è. Vi presento Adriano, che è arrivato da 4 mesi. Dai, faccio vedere. Gratulazioni. Ecco. Adriano Scarpa. Approccerà da destro. Ciao. Ciao piccolo. Grande. Ciao a tutti. Ciao Cami. E quindi era l'unico, insomma, mi aveva badato 5 minuti, diceva qualcosa di incomprensibile, però mi aveva badato, allora il giorno dopo mi ero un po' innamorato di lui, lo seguivo, e da quel punto lì, da quel momento in poi, Jack Renner è rimasto il mio idolo. Grande. L'ho sentito un po', e in effetti faceva 190 metri col drive. 190, ma a palla presa proprio bene bene, eh? Mi ricordo che era andato in centro al bunker di destra, alla 6 di Venezia, e col drive al par 5 non lo volava. Sentite, c'era Massimo Florioli, ancora un'ultima domanda, dai, che voleva sapere qual è il colpo più bello che avete tirato in gara. Ebbene, ricordate uno in particolare. Me ne ricordo diversi brutti, però belli. No, adesso a parte gli scherzi, alla 18 al trofeo Lancome che ho messo a data con la bandiera sinistra lunga. E mi serviva per passare il taglio il par, è un par 3 difficilissimo, la 18 il trofeo Lancome se non la Bretèche. Serviva par per passare il taglio, e probabilmente se avessi passato il taglio avrei confermato la carta, quindi era un colpo abbastanza delicato. È molto facile fare doppio bogey perché c'è acqua a destra, quindi a destra non puoi tirare, con la bandiera a sinistra sei obbligato a tirare all'asta, se sbagli a sinistra fai bogey, l'ho messa a dato, ho fatto birdie, forse quello è il colpo più bello che ho tirato. Max? Ma mi ricordo il più brutto e il più bello. Il più brutto è stato il primo colpo in gara con l'ERC 1 a Wentworth. Ho preso il tabellone. Parcheggio B. Ho preso il tabellone che stava oltre il putting green, e sono finito in putting green con Langer e Montgomery che pattavano, e sono andato a raccogliere perché il mio caddy mi ha detto io non ci penso minimamente, non la vado a raccogliere. Ho centrato l'ERC 1, ho preso in pieno il tabellone,
Adesso fare un paragone è difficile, però non lo so, facciamo, troviamo un campo, Silvio, fai un paragone, insomma, 30 metri a sinistra, qui Cook è proprio... paragone, non lo so, vediamo un attimo. È come alla 1 di Monza piglia la piscina, più o meno. Sì, perché più o meno, sì. Perfetto, perfetto. Andare in piscina la 1 quasi, un po' meno dai, però più o meno. Il colpo più bello è stato il penultimo colpo a Sleeve Russell al West of Ireland, che ho vinto perché era l'approccio da mancino, avevo questo approccio delicato con asta corta e per anni tutti, non solo Massimo Mannelli, mi hanno detto no, approccia da destra, approccia da destra, approccia da destro, e ho vinto facendo approccio da mancino alla 72, e quello è sicuramente una grossa rivincita con me stesso, nel senso che ho perseverato quando non ero in grado di giocare, o mi sono girato dall'altra parte, anche se da mancino, però è stata una bella sfida, e in quel momento lì sono stato felice di averla, tra virgolette, vinta, perché poi purtroppo la vittoria è stata all'inizio della mia tragedia golfistica. Poi l'anno dopo abbiamo giocato insieme. In camera l'anno insieme. Dopo ho restituito un invito che ti avevo tolto all'Open d'Italia del 98, quando a invito ho già dato, ti è stato tolto perché io la settimana prima ho vinto Rimini Open. È vero. Al rientro dopo l'infortunio, e mi hanno fatto giocare e ti hanno tolto. Allora ho detto, guarda, nel caso in cui un giorno vincerò una gara e potrò chiedere un invito, te lo darò, e te l'ho ridato in Irlanda. Paradosso, no, della cosa, che poi io passai il taglio e tu da past winner, no, incredibile, no? Te lo ricordi? Ma a me la vittoria mi ha massacrato, io mi sono seduto, nel senso che non... Senti Silvio, c'è Bando che ti fa una domanda, di raccontare come ti eri qualificato a un British Open. Evidentemente. Una storia lunghissima. Sì, ma... troppo lunga. No, la faccio in sintesi. Carnusti, vento da 40 km all'ora, 50, una roba. Pensa che alla 18 ho tirato ferro 5 wedge, pensa quel vento che c'era. Alla 18 di Carnusti, certo, con vento a favore, c'era un tee diverso. 17 par 5 era, non me lo ricordo, però mi ricordo che era talmente tanto forte il vento a favore alla 18 che non potevi tirare al drive perché non decollava la palla, quindi dovevi avere un bastone che ti dava carry, e poi era, rotolava talmente tanto che potevi finire in fosso, quasi col drive finire in fosso in green, quindi ti tirai ferro 5 e wedge. Feci sto par e andai al playoff con Russell Claydon, Tony Johnston, adesso non me lo ricordo. Persi il playoff perché Russell Claydon mi se una palla data alla 2, che era una buca impossibile, quindi ci mandò a casa tutti, quindi io fui costretto, tornai in clubhouse e non trovai più nessuno, perché il playoff era durato un po' e non c'erano più cortesi care. Ho detto, mo come ci vado giù a fare la prequalifica in Inghilterra, perché il British Open era in Inghilterra, era all'Itam, noi eravamo a Carnoustie, un pezzo lunghissimo, sono 500 passa chilometri da fare, l'Itam è a Liverpool. Noi stavamo su in cima alla Scozia. E allora l'unico mezzo di trasporto era quello che vende le salsicce, sai quelle che ci stanno negli stadi? Quello che fa gli hamburger, il camion frigo? Sì, certo. Ho messo la sacca dentro, mi sono buttato dietro, in mezzo alle salsicce, gli hamburger, le bottiglie di birra, con Gamarra che guidava, che si dava il cambio, sono arrivato giù a notte fonda a Southport and Hinsdale, che è il campo che sta vicino all'Idam S10. Partenza ovviamente tanto per darmi una mano alle 7:30, perché purtroppo ero presto tardi, mi sono prequalificato, sembrava che dovessi entrare, invece lì pure lì sono andato al playoff, con, mi ricordo chi adesso sinceramente, e sono rimasto prima riserva, poi si è cancellato uno e sono andato all'ultimo momento giovedì, ma ero morto, quando ho cominciato giovedì il British Open ero morto. Eri finito. Avevo fatto tutto lo Scottish Open, il viaggio col bruscolinaro, col camion delle salsicce. Col salsicciaro. Sono arrivato che puzzavo come un coso, perché
immagine le salsicce inglesi, sono arrivato lì a notte fonda alle 4, mi pare, 3 del mattino. Sai, quei camion frigo lì fanno 70 all'ora. Sì, immagino. Sono pesantissimi. Sono arrivato sul tiro alla 1, ho fatto la playoff e poi per fortuna giovedì ero morto però, quando sono partito. Vabbè, però hai giocato, dai. Sì, ho giocato. Ma, vabbè, diciamo che non... Francesco, non potevamo chiudere con la storia un racconto più romantico, no? Il salsicciaro che ha accompagnato Silvio alla... Questa mitica, davvero. Esatto. Sì, perché mi fa... Ah, ma come sei arrivato? Cioè, come sei arrivato che fa il British Woman col canone delle salsicce? Esatto, pensa un po'. Niente, direi che è stata 1:40, dai, bellissima. Siamo stati bene, è stato un piacere avervi qua, Silvio, Max. Con voi abbiamo diviso tanto, con Silvio tanti inverni ad allenarci prima della stagione, un paio di tornei di doppio da professionisti vinti insieme, quindi è sempre un onore per me ricordarlo. È vero. Esatto, sì, un Roncoroni è un campionato di doppio, poi con Max più 12 anni in nazionale pro, non posso che ringraziarvi per questi momenti. E volevo solo ricordare che la prossima settimana, poi ve lo annuncerà anche Francesco, ci sarà un parterre de Roi, perché avremo praticamente 3 leggende del passato, Bobby Bernardini, Baldo Lassù e Mannelli, intervistati, indovinate da chi? Da Matteo Manassero. Che sarà tre generazioni, ragazzi, da Manassero a Bernardini, fantastico. Sarà un'oretta e mezza di grande golf anche in quel caso. Quindi da parte mia saluto tutti i partecipanti. E niente, ci vediamo mercoledì prossimo a quando il golf era romantico. Ciao ragazzi, state a casa, mi raccomando. Certo. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao Francesco, grazie mille. Ciao Massimo, grazie. Grazie a tutti, è stato bello. Ciao, grazie. Ciao.